dice che la violenza si impara in casa, da bambini. Ma io ho sempre subito violenze da mio padre da mio nonno e... Siamo tutti vittime di una cultura sessista? Coraggio, alzi la mano chi è preoccupato per il proprio bene. Mi sa che qua siamo tutti gay. Io sto qua perché non sono più capace a provarci con una donna. Come faccio a sbaglio? Boh. Ma vedete come siete voi uomini? Vi mettete subito sulla difensiva, ma cosa vi dovete difendere ancora nel 2020? Lo dico anche per i tanti confusi che mi scrivono. Benissimo, la donna è il sesso debole, siete d'accordo? È l'uomo è cacciatore nella nostra natura. Fallo! Che bellezza non se ne esce dai luoghi comuni, dunque la donna è la preda. Ah, comunque è l'oggetto del desiderio. Fuato! Perciò è normale quando di una donna violentata si dice se l'è gettata girava in minigonna. Oh, se giri mezza nuda sei una preda! Le nuove generazioni hanno capito che l'omosessualità non è una malattia e la bisessualità è una ricchezza. Certo, era ora. Hai più possibilità d'amare di essere amato, giusto? Verissimo. Se ti va male a destra ti butti a sinistra. E se sei anarchico? Se sei anarchico, fallo al centro. Che ti devo dire? Pensate a quanto è stato bistrattato il vostro organo sessuale, abusato per esprimere i concetti più disparati. Se sei forte, sei cazzo. Se sei spiritoso, sei cazzo. Se dici che so una frase fuori dal coro, è definita una frase del cazzo. Fallo. Quali sono le situazioni che mi fanno eccitare? Dai tu un bagno sotto la doccia. O che ti fai le seghe sotto la doccia? Perché che c'è di strano? Io solo così mi sento libero, senza ansia. Immagino quello che voglio e viaggio. Non obbligarti per ricattarti, ma se non vuoi farti una manca di monta non lasciarti senza, perché tu stai in astinenza, credo che mi ucciderà. Basta! 12 e mezzo! 13! 14! 15! Ed ora trovate il vostro gesto per il vostro dito personale. Cerchiamo di ricostruire quel valore rituale dignificante per propiziarci coraggio. E come sento come un gladiatore in un colosseo, ma pure una bestia, l'animale, un felino, un leone da comanda. La bestia senza capi mi sento come un re. Ci sono stati razzi che sono più granditi, che tu non ci puoi fare niente, che si imbottene. E andiamo su. Io, a 14 anni, ho superato uno striscione che copriva tutta la facciata della scuola con su scritto Giulia Recchione. Guarda che pure io pensavo di averlo superato, ma cosa pensi? Io ti posso pigliare sta faccia in mezzo e stai in chiedi di cazzotto, hai capito? Ti posso smascariare, ti posso far male, fa male! E invece che fai? Che fai te stai cito? Cito, non davo. Parla! Parla! Basta dire un vaffanculo al giorno con tutti i sentimenti, non è così? Mica mi trovo, non so mai! Vaffanculo! Sono maschilista, sì! Dai! Questa cultura colpisce anche gli uomini. Oh, è vero, non ci capivo niente, dai! Perché il maschilista non può amare veramente. Oh, io sono cresciuto a pane ammazzato, capisci? Combattiamo contro questi gladiatori che la cultura patriarcale ci ha obbligato ad essere. Ognuno ha il suo di fronte. Impedite di prendere il sopravvento. Impedite di creare. Accettatevi per come siete, per come la vostra storia personale vi ha portato ad essere. Rispondete alla domanda: come mi vorrei? Come vorrei che mi vedessero gli altri? Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.